Il modulo ponti termici FEM calcola il flusso termico, la trasmittanza lineica dei ponti termici con un solutore ad elementi finiti e verifica l'eventuale formazione di muffa ai sensi della norma 13788. Ma vediamo come abbiamo creato questo ponte termico all'interno del modulo ponti termici FEM. Questo software è dotato di un comodo wizard che ci consente con rapidità di creare diverse tipologie di ponti già pronti per il calcolo. Scegliamo la tipologia, selezioniamo tra le strutture del nostro progetto la stratigrafia della parete, selezioniamo la stratigrafia del pavimento, indichiamo il materiale della trave, in questo caso lasciamo un calcestruzzo, e definiamo la struttura del balcone. In ogni momento a destra possiamo visualizzare un'anteprima di ciò che stiamo scegliendo. Scegliamo il balcone e diamo la profondità di aggetto. Scegliamo di fare il nostro calcolo a Milano. Il modulo ponti termici FEM ci suggerisce come temperatura esterna di default per il calcolo la minima tra le medie mensili, 3,5 gradi centigradi, ma in ogni caso potremo in ogni momento modificare le condizioni al contorno direttamente nel modello di ponte termico. E clicchiamo Crea. Ecco il nostro modello, qui vediamo una colorazione che rappresenta i materiali, la differenza tra i materiali utilizzati. Sulla destra i pannelli di navigazione ci consentono di valutare quali sono, ad uno, i materiali che stiamo usando e in ogni momento possiamo ovviamente per drag and drop, è molto semplice, assegnare un nuovo materiale alla nostra trave. Nel momento in cui droppiamo un materiale possiamo infittire anche la mesh di calcolo per aumentare la precisione del risultato. Il modulo ponti termici FEM ci consente anche di visualizzare secondo diversi stili, lo stile con colori proporzionali alla conduttività dei materiali, piuttosto che proporzionali al fattore di resistenza al vapore. Ed è dotato di un analizzatore che verifica se esistono dei problemi nel modello prima di portarsi al calcolo. In blu notiamo la linea del confine di temperatura esterna, quella che ha una temperatura minore, in rosso notiamo i confini della temperatura interna. Passiamo al calcolo e vediamo che velocemente il solutore agli elementi finiti ci dà i risultati che possiamo analizzare subito a video con la mappa delle isoterme delle temperature interne del nodo di calcolo. Vediamo visualizzata la temperatura minima e il punto in cui questa si forma, e in nero più scuro l'isoterma della temperatura minima e quindi il suo andamento all'interno del dettaglio. Sulla destra vediamo la psi esterna, la psi interna, il flusso e il coefficiente di accoppiamento termico. La visualizzazione può essere modificata in contemporanea, possiamo vedere la gamma colori con la scala delle temperature, piuttosto che visualizzare la mesh di calcolo, ovvero le suddivisioni che Termolog ha eseguito all'interno del nostro nodo per portarci alla soluzione. Zoomando notiamo che la mesh è via via più fitta laddove ci sono le discontinuità o i materiali più sottili. E questa soluzione di calcolo è stata ottenuta con 2116 triangoli, il che ha dato una differenza tra le diverse iterazioni e i passaggi di calcolo che ci chiede la norma 10211 sulla valutazione dei ponti termici inferiore allo 0,03%, questo a garanzia del risultato che abbiamo ottenuto. Un altro indicatore molto importante è il flusso. Clicco flusso e vedo apparire una serie di frecce. Queste frecce indicano l'andamento, come il caldo dall'interno scappa via attraverso la discontinuità del balcone. Se torniamo sui risultati di calcolo, notiamo la verifica di formazione di muffe. Per questo nostro ponte termico non abbiamo formazione di muffa, in quanto il fattore di resistenza superficiale supera quello massimo calcolato per i diversi mesi. Se analizziamo le condizioni al contorno, notiamo che da prima Termolog si posiziona sulla valutazione secondo le classi di concentrazione, ma permette comunque all'utente di scegliere tutte le altre combinazioni proposte dalla norma. La legge 90, nel caso di nuova costruzione, ci obbliga alla valutazione della verifica di muffa, perlomeno con il metodo di classi di concentrazione. Questo stesso modello di ponte termico può essere esportato comodamente in formato DXF. Questo ci garantisce anche la massima libertà. Io posso esportare
il modello così com'è, eseguire le modifiche in CAD e poi reimportarlo per giocare sugli spessori di isolante piuttosto che sulla sequenza dei materiali diversi. Ora vediamo un'altra modalità di input che è proprio quella dell'importazione da CAD. Ci ritroviamo nell'area bianca di lavoro. Sul pannello di destra di XF DVG prendiamo il nostro DVG nel quale abbiamo schematizzato la discontinuità del ponte termico. Abbiamo suddiviso il DVG in layer diversi e in uno di questi ho indicato le polilinee dei diversi strati dei materiali. Per primo scelgo il layer dal quale ricavare la stratigrafia e poi ho indicato in un layer a parte le sigle dei materiali costituenti il mio ponte termico. Selezioniamo Milano come comune per il calcolo e notiamo che Termolog ha ricavato dal disegno DVG tutta questa sequenza di materiali con una sigla che posso scegliere ovviamente a seconda della sequenza, della tipologia di materiali che utilizzo all'interno del mio ponte termico, ma in questo modo, semplicemente agganciando il calcestruzzo ad esempio alla sigla CLS, tutte le volte che io utilizzerò la sigla CLS all'interno di un DVG, Termolog comprenderà già che il calcestruzzo deve essere associato a questo materiale, ovvero ci stiamo creando un nostro personalissimo dizionario dei materiali da utilizzare poi per creare con estrema rapidità il dettaglio di ponte termico pronto per il calcolo. Lo facciamo per tutti i materiali. E quando abbiamo assegnato tutti gli strati, non ci resta che importare il disegno nell'area di lavoro. Notiamo lo schema del nostro ponte termico con diversa colorazione a seconda della tipologia dei materiali. Vi ricordo che possiamo in ogni momento modificare le colorazioni delle diverse categorie di materiali secondo chiaramente ciò che vogliamo maggiormente evidenziare e premiamo il comando analizza prima di lanciare il calcolo in modo tale da essere sicuri che poi la valutazione a elementi finiti vada a buon fine. Accediamo al menu calcolo e visualizziamo la soluzione. Vediamo la linea più blu che rappresenta la temperatura più fredda. Passando il mouse sopra il dettaglio del ponte abbiamo in ogni momento il controllo della temperatura calcolata e l'interno invece nella parte sottostante. Notiamo che questo ponte ha una psi esterna interna da 0,349 e non ha formazione di muffa internamente. Possiamo sempre visualizzare le linee di flusso termico, controlliamo che le linee di flusso termico sul bordo siano ormai verticali in questo caso, ovvero che il flusso termico non sia perturbato dalla presenza del ponte. Questo ci assicura una buona soluzione. Eventualmente possiamo aumentare la dimensione della triangolazione per poter portare a un risultato ancora più accurato. Abbiamo quindi visto come il modulo Ponti Termici FEM ci consente di calcolare con rapidità e precisione i ponti termici agli elementi finiti. Da ultimo possiamo ottenere la relazione di calcolo completa secondo le indicazioni previste dalla norma 10.211 pronta per la nostra progettazione.